Facciamo quest'articolo. Deve essere proprio bello. Karen deve sapere che delusione mi ha dato. Devo fargli capire che io credevo in lei. La credevo davvero cambiata. Beh, devo farlo capire un po' a tutti, perché quando gliel'ho fatta presentata non è che gli è nata proprio genio. Vabbè, allora, dopo un po'. Ma dov'è? Una notifica? Vediamo un po'. Dal blog di Giulia? No, ma come? Come ha fatto a scoprirlo? Ma poi così tanto tempo dopo, pensavo se ne fossero tutti dimenticati. Cosa penserà Giulia di me? Io ero davvero cambiata, ma con questo tutti penseranno che mi si è avvicinata a Giulia solo per tornare con Blair. Ma che lo pensavano già, quando mi ha presentato i suoi amici tutti mi hanno guardato male, soprattutto Sara e Blair. E poi non capisco perché c'è scritto Carola ha fatto un piano malevolo bla 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 per far lasciare Sara e Blair. Ma non ha nominato Viola, anche lei c'entra in questa storia. Non è proprio giusto che lei sappia qualcosa, che Giulia ne abbia parlato prima con Viola e Viola abbia invitato che c'ero solo io. Beh, non è giusto. Se io devo essere odiata, deve anche essere Viola. Devono vederla per quella che è. Ora vado a casa sua. Interessante. Un messaggio. Di chi può essere? Ah no, è del blog di Giulia. Cosa? No. Dimmi che non è vero. Giulia ha scoperto che io e Carola abbiamo fatto lasciare Blair e Sara. Oh no, mi odieranno tutti. Oh Danny mi odierà, no. Mi lascerà, i miei amici mi odieranno, tornerò di nuovo sola, la mia vita è rovinata! Ehi, ma aspetta un attimo. Qui ha fatto solo il nome di Carola, non il mio. Infatti, e questo non è affatto giusto. Carola, che ci fai qui? Sono venuta qui per sapere se tu sapevi qualcosa. Non è affatto giusto che qui si fa solo il mio nome e il tuo no. Adesso tutti mi odieranno. Giulia mi lascerà, la mia vita è rovinata. Invece tu continuerai a vivere come se non fosse successo niente. Che a me è peggio, insomma. La gente pensava, cioè, insomma, è complicato. Allora sai qualcosa? No, io non sapevo, non c'entro niente con questa storia. Non so perché non hanno fatto il mio nome. Certo, come no, tu sei amica di Giulia. Avrete scoperto il nostro segreto, lei non ha voluto mettere il tuo nome, perché sei sua amica. Ma invece di me, non ci ha pensato due volte e l'ha pubblicato. Te lo giuro, Carola, io non lo so, non c'entro niente. Mi è stupito molto, stavo andando già nel panico, poi solo dopo un po' mi sono resa conto che non aveva scritto il mio nome. Beh, allora... Glielo dirò io che c'entri anche tu in questa situazione. Che cosa? No. Sì, non è giusto che solo la mia vita si deve rovinare. In questa cosa ci siamo stati insieme. E quindi anche tu devi... anche la gente deve sapere che c'entri anche te. E scusa, ma sei stata tu la mente del piano. Io avevo solo accettato per essere la migliore amica di Anna. Le mie intenzioni erano buone. Tu invece volevi conquistare di nuovo Blair, che non vuole. Invece Anna... E poi alla fine, insomma, era comunque mia migliore amica e, insomma, è stato inutile. Io ho avuto una parte insignificante e quella piccolissima era buona. Qui l'ho invitata tantissima e cattiva, quindi ti prego non dirlo. Oh sì che lo dirò, sì, e non sarai tu a fermarmi. No. Oh, che cosa faccio? Non voglio essere rovinata. Ci sono. Se volete andare a Giulia, che vada. Lo farò dire a Giulia, poi Giulia mi chiamerà, io farò l'ingenua e gli dirò che non sarà vero, insomma. Vediamo se crede a Carola, che la conosce da poco, che crede che l'abbia usata per avvicinarsi a Blair, o a Viola, che amica da tanto e che non è cattiva. Oh, sì, crederà di sicuro a me. Quindi posso stare tranquilla, adesso mi tocca aspettare un po'. Continuo a leggere. Adesso lo dirò a Giulia, che lo mette nel suo blog, e tutti odieranno anche Viola. Così si renderà conto, e così almeno, se dovessero odiarmi tutti, cosa molto probabile, farei capire a Viola che, insomma, così, e rimarremo amiche, non sarò completamente da sola. Sì, è un ottimo piano. Vado. Sempre che Giulia mi faccia entrare.
Mamma, non entrare, voglio stare da sola. Non sono tua madre, sono Carola. Carola? Che cosa ti fai qui? Esci subito da camera mia. Anzi, anche da casa mia. Senti, mi dispiace, lo so che tu non mi vuoi vedere, ma riguardo al tuo articolo, quello lì, che hai scoperto che io ho fatto lasciare Sara e Blair. Sì? Sei arrabbiata con me? Sì, ok, comunque tra noi è finita qui. Ok, questo me lo immaginavo già, però ecco, nel tuo articolo non hai scritto tutto. In che senso? Ho scritto che tu hai lasciato Sara e Blair, ho scritto come hai fatto e... No, perché in questa storia è coinvolta anche un'altra persona. Cosa? Continua. Beh, non saprei se dire bene. Insomma, secondo voi, insomma, è giusto che Carola vada a dire a Giulia che Viola è stata coinvolta in quella storia? Ed è giusto che Carola glielo lasci dire e poi faccia tutta questa storia? E secondo voi Giulia crederà a Carola o a Viola? Crederà di sicuro a me. Se sì, scrivete nei commenti Team Viola. Se me è Team Carola. Io non sto capendo niente di cosa è successo. Comunque iscrivetevi al canale. Lasciate like, condividete il video. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!